Periodo di Team of the Season, non vorrei mica perderteli anche quest'anno. IG Volte, il sito con la consegna più veloce al mondo, sicuro, velocissimo e affidabile. Passa in descrizione, clicca il link e con il codice Foolish avrai un ulteriore sconto del 6%. Eccoci qui con un nuovo episodio della Carriera Allenatore. Secondo episodio del secondo anno, 2-2. Due. Come ricorderete, stiamo per comprare tantissimi giocatori importanti, ma prima dobbiamo simulare un'altra partita. Ma prima ancora dobbiamo salutare l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione e seguitemi sotto tutti i miei social network. L'ultimo like è di Caccio_S. Un nome abbastanza bizzarro, non so come ti chiami, ma ciao Caccio_S. Questa sarà la nuova faccia della vita. Simuliamo subito la partita con Lofen e Fiorillo, goditela perché potrebbe essere l'ultima che giocherai in carriera. Io quasi quasi, beh, subito Ibrahimovic e la salterei tutta. 4-1, 2 di Ibra, 2 di Munir, ma chi siamo noi? Altri 3 milioni per aver passato la coppa. Allora ragazzi, io ci ho un po' pensato ed ero indeciso molto tra Scuffet e Leali, che non trovo più. Forse perché è passato troppo tempo e l'ha ritirata? Poco male, perché comunque avrei preso Scuffet. Perché è più giovane, perché costa 1 milione in meno e perché mi piace. Semplicemente, preso Scuffet. Nel frattempo direi proprio di prendere anche Daniele Rugani. Sì, modifichiamo ovviamente il budget per farlo prendere. E con Dobbia e Romagnoli li avrei tenuti lì in attesa, perché avrei preso Florenzi, che però ora non riusciamo più a prendere. Attenzione, Correa e Icardi richieste sul mercato. Correa dal PSG, almeno 3 milioni e 4 potrebbe darceli, vero? Ma perché mi chiedete Icardi? Io voglio 65 milioni, se no non lo vendo. Simuliamola subito, saltiamola. 1-1, gol di Rugani. No, si è infortunato Iese, speriamo niente di grave. Gol di Rugani, tra l'altro, all'esordio. Il nuovo beniamino della squadra Sampdoria, e come potrebbe non esserlo. Abbiamo venduto Correa, abbiamo dei soldini freschi da reinvestire sul mercato. Raro per Barreto e 4 milioni. Un po' mi vergogno. Addirittura Cataldo e Barreto alla pari. Io volevo comprare Tielemans, ma 20 milioni mi sembrano tantini. Prestito per 2 anni, riscatto a 30. E non ho abbastanza fondi. Prestito per 2 anni, riscatto a 20. E non ho abbastanza fondi. Prestito per 2 anni, riscatto a 16. Dovrei averceli. E neanche. Ascolta, prestito per 2 anni e basta. Ma non abbiamo i fondi per l'ingaggio. Attenzione, perché ragazzi, è successo qualcosa di incredibile. La Roma ha accettato 65 milioni per Icardi. E se c'è... sono confuso. Se adesso ce lo compra, possiamo fare quello che vogliamo. Oddio, un po' mi dispiace però vendere Maurito. Cazzo, 65 milioni per Icardi, la Roma ha detto sì. Oddio, un po'... non lo so. 65 milioni sono tanti soldi, però... cazzo, Icardi! Grazie Andrea Coda, sei stato importantissimo, ti vendo immediatamente, grazie. Il Tottenham però ha accettato l'offerta per Ali, attenzione, gran bel giocatore Ali. Ciao, grazie Coda, ciao. Oh mio Dio ragazzi, abbiamo venduto Icardi. Cazzo, non abbiamo più Icardi. Però adesso con tutti questi soldi voglio comprare un altro top player. Questa è bella, me la segno. Certo, certo Fernando, io sono d'accordo con te, parliamo del tuo ingaggio, sì. Quanto voleva la Juve per Dybala? 50? 50 milioni? Io glieli offro 50 milioni. Facciamo cambio Icardi e Dybala. Dai Florenzi, vieni da noi. Noi vi abbiamo dato Icardi, guardateci Florenzi. Attenzione, perché la Juve ha detto che ci dà Dybala. La Juve è disposta a darci Dybala. Mamma mia, è un sogno, vi giuro, Dybala ragazzi è un sogno. È forse il mio giocatore preferito adesso, Dybala. Dybala Ibrahimovic, un bel attacco con Iese dietro. Guarda, per Čolek io voglio 1,6 milioni, perché cazzo, è forte Čolek. Paolo Dybala, offerta accettata, abbiamo comprato Paolo Dybala. E invece lì, aspetta un attimo, stai lì. Mamma mia, Ibra Dybala Iese, Ibra Dybala Iese. E Fernando ha detto che rimane qui un altro anno. Ragazzi, Florenzi e la ciliegina sulla torta. Mamma mia, Dybala Ibra Iese, che bell'attacco che è. A me dispiace per Munir, perché so che è suo il 21, ma se ne farà una ragione. Dybala è nostro, lui è in prestito. E a Munir diamo il 9, davvero a centravanti. Anzi no, l'11, mi piace di più per Munir, l'11. Ragazzi, ma che squadrone è, a parte cacciatore. Oh no, Gianluca Sansone, beh però 1,4 milioni è poco, dacci 1,7 milioni almeno, Cagliari. Non c'è voluto dare con Sa, dacci 1,7 milioni. Grande Čolek, ciao, grazie. 16 milioni e mezzo per Florenzi, ultima offerta. Sì, sicuramente vi vendo Gnoguri, guarda, per Gnoguri voglio solamente, facciamo 18 milioni di euro. Vabbè, Gianluca Sansone, ciao, grazie. Perché non ci vogliono dare Florenzi? Siete proprio degli stronzi. Eh no, adesso però mi serve un terzino destro. Cazzo, volevo Florenzi però. E tu, ti andrebbe un po' di Schweppes?
Solo io e te. Ma io provo a prendere Cuadrado. Anche se 120 a settimana non è poco. Carvajal al posto di Florenzi. 31 milioni per Darmian mi sembrano tantini. Anche 36 per Aurier. Allora noi andiamo dritti, 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 dritti su Bruno Perez. 14 milioni. 35 milioni per Carvajal. Grazie Real Madrid. Un'offerta per Fernando. 18 milioni e mezzo. No, no, è poco, è poco. Ne voglio 35 e mezzo io per il mio Fernandone. Ciao Gianluca Sansone, sei stato un erede di Cardi incredibilmente valido. Forse è meglio Dybala però. Ragazzi, si gioca qui la finale contro i cuori. Simuliamo la partita sperando che sia l'ultima volta che vediamo un calciatore giocare titolare nella nostra squadra. Iese, Ibra, Dybala. Cioè, siamo veramente fortissimi e imbattibili. Saltiamola tutta 4-0. Dudi Dybala, Dudi Iese. Ciao ragazzi, tutti a casa, grazie. Vogliamo 25 milioni per Cuadrado. Io purtroppo 25 non ce li ho. Posso arrivare a 19? Il giocatore è troppo prestigioso per noi. Beh, io posso alzare l'offerta magari. 18 milioni per Bruno Perez. 18 milioni. Attenzione perché c'è la prima partita del campionato contro il Napoli. Ma questa la giocherò nel prossimo episodio. Io ragazzi spero che la squadra vi piaccia, perché secondo me l'abbiamo assolutamente migliorata. Siamo passati dai Cardi Munir a Dybala Ibrahimovic. E lasciate stare che ci sia ancora il cacciatore. Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Anche la difesa mi sembra migliorata, perché è arrivato un pezzo da 90 come Rugani, oltre che Zukanovic che è tornato dal prestito. Scuffetti in porta al posto di Viviano. Centrocampo rimasto invariato ed è fortissimo. Io sono veramente molto soddisfatto. Abbiamo opzioni come Verde e Munir in panchina che possa risolvere la partita in qualsiasi momento. Se riusciamo a prendere uno tra Cuadrado e Bruno Perez sarà perfetto. Cazzo Florenzi ci è scappato. Cazzo Florenzi ci è scappato. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto e anche il mercato in sé. Se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto, Dybala Ibrahimovic, Jesse Rodriguez. Ma la Sampdoria quanto è forte.